Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto e con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Quando vedo nuovi giocatori o veterani aprire un mazzo, il primo dato che di solito si prende in considerazione, ancor prima di testare, è il SAS. Un gran numero di giocatori, non appena tra le mani un nuovo unico, si informa in merito. Ma cosa si nasconde dietro questo numero che determina la forza di un mazzo? Sicuramente avete sentito parlare di AERC, e se non lo avete mai sentito nominare, beh, l'AERC non è nient'altro che un acronimo che indica i primi quattro parametri presi in considerazione per valutare il controllo ambre, A, l'ambra prevista, E, il controllo artefatti, R, e il controllo delle creature, C. Ci sono poi anche l'efficienza, che ha la F come lettera di riferimento, l'interruzione con la lettera D, la potenza effettiva con la lettera P e la protezione creature con il binomio lettere CP, che non fanno ovviamente parte del nome, perché AERC suona sicuramente meglio di AERC FDPCP, che non è proprio la parola più facile del mondo. Scherzi a parte, vediamo più nel dettaglio cosa vogliono dire questi parametri. Andiamo a dargli un'occhiata. Controllo Ambra. Questa voce rappresenta l'ammontare di ambre che il deck riesce a rubare dalla riserva dell'avversario per impedirgli di forgiare una chiave. Rubare, in termini di valore, è nettamente superiore alla cattura, che può essere ovviata grazie alla distruzione delle creature o all'aumento di costo delle chiavi, che può essere raggirata avendo più ambre a disposizione nella propria riserva. Quindi, in termini di ottimizzazione, rubare si trova al primo posto, seguito dalla cattura e infine dall'aumento del costo attuale per forgiare una chiave. Se il vostro deck avrà un valore elevato di controllo ambre, potreste avere nel vostro mazzo carte che rubano molto, oppure stallano la giocata dell'avversario, aumentando in maniera costante la forgiata, o ancora catturano ambre ad oltranza, o semplicemente vietano all'avversario di rubare dalla vostra riserva, come ad esempio fanno le creature di Casata Sauriani, Odoak il Patrizio o il Gargantodonte, per citarne due tra le più conosciute. Ambra prevista. Questo criterio rappresenta il numero di gemme stampate sulla carta, più l'eventuale generazione di ulteriori ambre derivanti da abilità o effetti. Per fare un esempio pratico, se giocherete una Pixie della Polvere, avrete due ambre in più nella vostra riserva dopo aver giocato la creatura, mentre se giocherete il Folletto della Rugiada potrete avere sì lo stesso numero di ambre della Pixie, ma esso dovrà raccogliere ed innescare la sua abilità raccolto per donarvi la seconda ambra. Questo vuol dire anche riuscire a sopravvivere al turno avversario, e sappiamo tutti bene che la cosa non sempre si verifica. Non vengono invece presi in considerazione quei servitori che raccolgono ambre e non hanno effetti aggiuntivi. Quindi quando prenderete in esame questa voce, sappiate che in essa sono comprese soltanto creature che hanno ambre stampate o che possono generarne a loro volta attraverso gli effetti di combattimento, raccolta o azione. Ci sono poi artefatti che vi permetteranno di aumentare il numero delle ambre nella vostra riserva, come ad esempio il pungiglione, o azioni che doneranno effetti aggiuntivi di combattimento e raccolto alle creature, come gli stivali a razzo. Controllo artefatti. Questo termine sta ad indicare le carte nel tuo mazzo che distruggono questi ultimi, come ad esempio Poltergeist, ne limitano semplicemente l'uso, come il Nexus, o ne ritardano l'ingresso in gioco, come le rampicanti afferranti. In più, con l'uscita di Mutazione di Massa, si è arrivati a poter epurare artefatti direttamente dal gioco, grazie alla carta Reclamato dalla Natura, che non solo toglierà di mezzo ipoteticamente per il resto della partita un artefatto avversario, ma vi garantirà anche la risoluzione delle icone bonus che si trovano sull'artefatto che avete appena epurato. Per esprimere un parere personale, trovo che questa sia una delle carte più forti per quanto riguarda la sezione Controllo Artefatti. Controllo Creature. Questo parametro è rappresentato da tutte quelle carte che danneggiano, distruggono o inibiscono gli effetti e le abilità di una o più creature.
In più, dopo l'uscita di Mondi in Collisione, a questo parametro si è aggiunto anche il potere adirare una creatura che la costringe a dover combattere obbligatoriamente. Le carte che rappresentano maggiormente questa categoria sono il Quark Letale Rimbalzante, Isteria, Assioma di Grisk e ultimo, ma non per importanza, l'oramai celebre Portale di Dis. Efficienza! Questo dato è rappresentato dagli effetti che ti fanno giocare o pescare in un solo turno delle carte extra. Carte che sono rappresentative di questa categoria possono essere i freschi di espansione Q-Mech e sulla punta della lingua, la flotta da battaglia, la famosa alterazione di fase con la sua controparte creatura botta aiutante, la ruota della fortuna Wormhole instabile, la famiglia di creature formate dalla madre e dalla figlia e il nerfato accesso alla biblioteca. Casata Logos, da come avrete intuito, dona una fetta molto grande delle sue carte a questa voce. Infatti, di solito, il motore di pescata di ogni mazzo deriva proprio dagli scienziati e i meccanici del crogiolo, che con le loro abilità e i loro effetti innescati sono capaci di farvi ciclare praticamente l'intero mazzo. Non per niente sono stati presi provvedimenti molto seri in merito ad accesso alla biblioteca, che con il suo effetto, in combinazione con Seme di Nepente, era il fulcro degli OTK. Interruzione! Qui abbiamo un parametro che letteralmente va a disturbare le giocate e le strategie dell'avversario. In che modo? Facendogli scartare carte dalla mano, riducendogli il numero di carte che può pescare nel suo quinto passo, costringendolo a giocare un numero limitato di carte durante il suo turno o obbligandolo a giocare una casata diversa da quella che aveva in mente di scegliere. Alcune delle carte che rappresentano questa voce sono l'Impvestigatore, che se distrutto epura una carta casuale dalla mano dell'avversario, Aculei Mentali, il fresco di espansione Otto l'Impercettibile, la Catena Impercettibile, la Succube, l'Imp della Polvere e il Marchio di Dis, con la sua più nota sorella cattiva, Controllare i Deboli. Come per Logos in efficienza, in interruzione la fa da padrona Dis, che ha tra le sue fila un gran numero di carte che dannano letteralmente l'avversario, costringendolo di continuo a correre ai ripari e distogliendo la sua attenzione dall'obiettivo finale. Potenza effettiva. Questo parametro rappresenta semplicemente la somma della forza di ogni creatura che c'è nel mazzo. Il suo valore può essere aumentato dalla presenza di servitori con armatura e da tutte quelle abilità che allungano la vita di un servitore, come ad esempio Schermaglia, Illusione, Pericolo, Assalto e il tasso di guarigione di alcune carte attraverso i loro effetti. Esso è inoltre penalizzato dalla presenza di creature difficili da giocare, come ad esempio il Drago Kelifi. Alcune delle carte rappresentative di questa voce sono Protectrix, Drone Pipistrello, Pegin e Zanna Reale, che con il suo doppio effetto, pericolo ed assalto, rappresenta un mix perfetto a dimostrazione che queste due abilità in combattimento possono davvero essere noiose da affrontare. Protezione creature. Questo parametro include tutte le carte con effetti protezione che salvano le creature dal combattimento, dal danno o dall'epurazione. Una casata che si avvalora molto spesso dell'utilizzo di protezione è la Repubblica Sauriana. Infatti non sarà raro trovare carte che proteggeranno una creatura, come ad esempio le carte Imperium o il Legionario Triceriano. In questa voce è incluso anche il fattore di aumento consistenza di una creatura, come ad esempio la carta Vessillo di Battaglia, Muraglia di Hydroth, Baluardo e Abond Forgescudi. In più, per aumentare il suo valore, ci saranno anche le creature con l'abilità Provocazione che salvaguarderanno dalla battaglia le creature vicine, come Scialle la Protettrice, Gab, Rotais il Fiero e Bautrem il Leone. Altro! Questa voce non è presente tra i settori dell'AERC, ma viene comunque indicata perché comprende delle carte che hanno degli effetti anomali, come l'insetto psichico che con l'abilità gioco raccolto costringe l'avversario a mostrare la propria mano, Dente d'argento che entra in gioco pronto,
mimetismo, che copia una carta azione dalla pila degli scarti dell'avversario, e il replicatore, che copia un'abilità raccolto di un'altra creatura sul campo di gioco. L'ARC prende in considerazione un voto assegnato alla singola carta e costituisce un valore di partenza per la valutazione del SAS del vostro mazzo. Non prende in esame invece le varie sinergie che potrebbero esserci tra le carte della stessa casata e le carte di casate diverse. Se volete saperne di più al riguardo, fatemelo sapere nei commenti. Per trovare tutte le voci che abbiamo trattato in questo video, basterà andare sulla pagina Deck of Keyforge, vi metto il link in descrizione, inserire il nome del mazzo nella barra di ricerca e selezionare le voci che si trovano a destra della lista del mazzo per sapere nel dettaglio quali carte fanno parte di un determinato parametro. In più, al centro, in basso della schermata, potrete trovare un grafico radar dove avrete più chiaro i punti forti, i punti deboli e la tipologia del vostro mazzo. Per maggiori informazioni potrete chiedere a qualcuno che gioca da più tempo di voi o farmi sapere sempre nei commenti se potrebbe interessarvi un video in proposito. Nota bene! Molteplici effetti sulle carte pongono le stesse in più categorie dell'ARC. Per fare un esempio pratico, potreste ritrovarvi un demon alieno nel mazzo, che è utile sia in efficienza, dato che combattendo vi farà ciclare a suo modo il mazzo, che in controllo ambre, dato che se verrà distrutto vi permetterà di rubare un'ambra. Quindi non è escluso che più carte possano far parte integrante di più parametri. Più queste ultime saranno presenti in ognuna delle voci che fanno parte dell'ARC, più daranno valore aggiunto alle strategie del vostro mazzo. Prima di salutarci, volevo aggiungere una cosa molto importante. Il valutare la vera forza di ogni deck di Keyforge risiede nel testare il mazzo almeno una decina di volte. E questo perché così inizierete a comprendere le varie sinergie tra le carte e quindi entrerete in confidenza con il mazzo. Mettete in conto che potreste avere delle difficoltà a capire determinate meccaniche e farete girare il deck a fatica. Non vi preoccupate se dovesse essere così. Probabilmente non è lo stile di gioco che fa per voi. Se avete un mazzo controllo e voi siete giocatori veloci che ragionano rapidamente, l'incompatibilità con il deck si farà sentire e quindi a voi non spetterà nient'altro da fare che cercare un mazzo che si allinea il più possibile al vostro stile di gioco. E ciò avrà delle ripercussioni positive anche nel modo in cui giocherete, che migliorerà notevolmente. Ma per farlo non dovete affidarvi a parametri, soprattutto se siete alle prime armi, ma dovete giocare il più tempo possibile per scoprire non solo il gioco, ma anche voi stessi come forgiatori. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarvi, vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione troverete la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa. E se durante una partita vi verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!